2005, un'altra città, un altro mondo, un'altra era. Com'era diversa L'Aquila 16 anni fa, l'ultima volta che Max Vezzali, alias 883, cantò nel capoluogo abruzzese. La perdonanza era l'edizione 711, presentata dall'allora sindaco Biagio Tempesta nell'aula consiliare di Palazzo Margherita, il municipio storico che tra pochi mesi verrà finalmente riconsegnato alla città dopo ingenti lavori di ricostruzione. I fuochi artificiali erano un classico delle aperture di quelle edizioni di inizio millennio, in quel caso direttamente dalla Basilica di Collemaggio, un'immagine oggi così singolare da rivedere. La chiusura della Porta Santa con la riconsegna della bolla di Papa Celestino V nel 2005 si concludeva direttamente dentro la Torre Civica, oggi semidistrutta dal terremoto e oggetto di ulteriori lavori. E poi il cosiddetto concertone finale, che oggi ha lasciato spazio a un intero cartellone di eventi. Ora, come 16 anni fa, Max Vezzali, all'ultima data del Tour 2005, dinanzi ai 15.000 di Piazza Duomo, cifre che oggi fanno impallidire, accalcati senza seggiolini e senza alcuna necessità di green pass e mascherine. Un Vezzali schivo e refrattario al contatto con i fan e i cronisti, come sempre, ma sempre pronto a cantare a ognuno di loro.